Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Allora, scusate il cambio di fotocamera, ma oggi sto registrando dall'iPhone, dal momento che purtroppo la mia telecamera sembra che non funzioni più. Tristemente, dovrò registrare questo video così. Allora, devo dire che è un po' che non faccio nuovi video, perché, come vi ho detto nello scorso video, in questi giorni stavo proprio facendo gli ultimi esami, che per fortuna sono andati tutti bene, e quindi posso dire ufficialmente di aver finito tutti gli esami, sia della magistrale che della triennale. Adesso vedrò quando potrò presentare le tesi, probabilmente a questo luglio presenterò quella della triennale e se, insomma, a livello burocratico sarà possibile, per ottobre potrò presentare quella della magistrale e ne parleremo magari in un video a parte, forse sull'altro canale, vediamo un po' come va. Il caso di cui andremo a parlare oggi è un caso che è successo lo scorso Natale ed è un caso veramente triste e sconcertante. Di questo caso ne ha parlato anche Claudia di Rome to Tokyo One Way e ho deciso di rivisitare pure io questo caso perché comunque è veramente un caso di cronaca che ho seguito proprio in diretta dal momento che è successo nei giorni in cui io proprio mi trovavo, tra l'altro non troppo distante, da dove è accaduto questo terribile crimine. Il caso di cui parleremo oggi è un caso veramente recentissimo. Ci porta al 17 dicembre dell'anno scorso. Attorno alle 10:30 della mattina arriva alla stazione dei pompieri di Osaka, nel quartiere di Kita, una telefonata che segnalava un incendio in una palazzina di 7 piani. L'incendio era avvenuto nel terzo piano. Un testimone ha detto che si vedeva del fumo bianco uscire proprio dalle finestre di questo edificio. Arriverà in seguito anche un altro testimone che dirà che dall'edificio si vedeva anche fuoriuscire delle fiamme arancioni. Tuttavia, dal primo, dal secondo, dal quarto e dal quinto piano non si vedeva nulla, solamente fumo. I pompieri si sono messi subito all'opera e hanno fatto evacuare il quinto piano e al quarto piano con delle pompe sparano dell'acqua per far sì che l'incendio non si propaghi ulteriormente sugli altri piani. Successivamente i pompieri si sposteranno al terzo piano nel tentativo di fermare quelle terribili fiamme. Si sono mobilitate ben 80 persone, 80 pompieri, per riuscire a fermare questo terribile incendio. Qui potrete vedere alcune delle immagini di questo edificio e come potete vedere a questo terzo piano c'era anche una clinica di proprietà di dottor Nishikawa Kotaro, un 49enne medico internista psicoterapeuta. So che magari vista dall'Italia può sembrare una cosa un po' insolita, cioè una piccola clinica dentro un edificio del genere, insomma veramente piccola, però molti dottori, in Giappone esiste molto spesso che in tutti i quartieri ci sono anche questi piccoli ospedali, queste piccole cliniche, anche solo di soli 20-25 metri quadri, e questa era proprio la tipologia di clinica di questo medico. In questa clinica vi erano tutta una serie di pazienti oltre allo staff. Sono stati subito portati in ospedale 17 uomini e 11 donne e alle ore 17 già usciva la notizia che 20 persone avevano perso la vita, mentre altre 4 erano ancora in cura presso l'ospedale. I media si sono subito mobilitati per fare delle domande un po' alle persone che erano lì, anche a dei pazienti di quella clinica, per riuscire ad avere ulteriori informazioni. Una delle persone che è stata intervistata ha detto che tutte le persone che venivano portate via erano tutte in questa posizione come chinate quando erano state portate via appunto dall'ambulanza e quindi avevano subito capito che purtroppo per nessuno di loro c'era qualche speranza, mentre altre persone, questo testimone ha detto che stavano cercando di fare il massaggio cardiaco, forse probabilmente per poterli salvare, ancora erano in vita evidentemente. Questo testimone si era subito reso conto che la situazione era alquanto grave. I media ancora hanno chiesto anche ad altre persone che tipologia di servizi questa clinica dà e un ex paziente ha detto che si andava soprattutto per la psicoterapia che questa clinica offriva. Questo medico di nome Nishikawa aveva infatti iniziato un programma chiamato Rework. Nishida parlava con i suoi pazienti, chiedeva dei loro problemi, dava loro aiuto,
sostegno affinché tutte queste persone che avevano preso un'aspettativa dal lavoro perché comunque non potevano tornare a lavorare per disturbi come la depressione o l'ansia potessero attraverso queste sedute ritrovare la fiducia in se stessi e anche il loro posto nella società. Immaginatevi che la sua dedizione al lavoro era veramente tanta. Pensate che addirittura molto spesso finiva per tenere la clinica aperta anche fino alle 10 di sera. Quindi potete capire come era proprio un medico che ci metteva tutto se stesso per dare il meglio per i suoi pazienti e fare in modo che questi pazienti riuscissero a superare queste loro difficoltà. Pensate che ci si poteva recare in questa clinica anche senza un appuntamento, che in una città popolosa come quella di Osaka potete immaginare come, insomma, non sia magari un servizio che offrono tutte le cliniche. Si è visto veramente nelle immagini che sono state trasmesse ai media proprio il dolore di molte persone magari che vivevano in quel distretto e anche di ex pazienti quando hanno sentito questa triste notizia di quello che era successo in quella clinica. Tutti veramente sembravano amareggiati dalla perdita di questo medico, perché immaginatevi che comunque in Giappone, ma in realtà un po' in tutto il mondo, non è facile trovare una clinica dove c'è un medico che offre anche dei servizi da psicoterapeuta e questa tipologia di servizi. Dalle testimonianze comunque di moltissimi pazienti si capisce proprio la dedizione che questo medico metteva nel suo lavoro. Per esempio c'era anche uno degli intervistati che ha detto che finita la scuola aveva veramente dei problemi a relazionarsi all'interno della società e che quindi per riuscire insomma a superare questo suo problema andava una volta al mese a parlare con questo medico che era un po' diventato il suo punto di riferimento. E pensate la casualità a volte dei fatti, che questo uomo aveva proprio appuntamento quel giorno di quel grande incendio proprio in quella clinica, tuttavia ha dovuto spostarlo per alcuni problemi personali, ma voi immaginatevi che se questo uomo non avesse spostato questo suo appuntamento molto probabilmente sarebbe perito anche lui all'interno di quella clinica quel giorno. Un'altra persona ha dichiarato che dopo 6 anni di depressione, grazie a questo programma, in soli 2 anni è riuscito a uscire da questo tunnel dal quale non vedeva più una luce e ha trovato anche un lavoro, quindi si è rimesso un po' insieme. Pensate che questa persona aveva terminato la terapia solo 4 giorni prima di quel incendio. Ci sarà anche una ragazza che dirà di aver sofferto tantissimo di depressione al punto di essere diventata quasi una hikikomori, ma che grazie alla terapia che aveva intrapreso con questo Nishida era finalmente riuscita a riprendere i suoi studi. Ci sono state veramente tante voci di persone che erano veramente grate a questo uomo, come ci sono state anche una serie di testimonianze di pazienti che erano in terapia da questo Nishida che adesso non sapevano a chi rivolgersi perché il loro punto di riferimento, che era quella clinica, non c'era più. La polizia inizierà quindi le indagini e dalle varie testimonianze è sembrato che ci fosse un uomo sulla 60ina che aveva un'apparenza piuttosto sospetta e aveva in mano, pensate, 2 buste. Questa persona sarà poi vista anche nelle telecamere di sicurezza mentre andava verso la clinica e anche la stessa bicicletta è stata ritrovata proprio nei pressi di quell'edificio. Tali testimonianze e anche il ruolo che hanno avuto appunto questi video di queste telecamere di sicurezza hanno portato a riconoscere quale fosse l'identità della persona che quel giorno ha scelto di appiccare quell'incendio. La polizia è infatti riuscita a recuperare proprio il filmato dalle telecamere di sicurezza all'interno di questa clinica e è riuscita a vedere proprio come si sono svolti i fatti quel giorno. Sono riusciti quindi a fare la ricostruzione di come è andato quel giorno e cosa ha fatto quel piromane. Qui potete vedere la piantina proprio di quella clinica. Potrete leggere quarto piano, ma in Giappone il piano terra è considerato il primo piano, quindi in realtà il quarto piano in Giappone sarebbe il nostro terzo piano, capito? Allora, come potete vedere dove c'è la freccia in basso a destra, quella sarebbe la Deguchi Reguchi, che praticamente sarebbe l'entrata della clinica. Qui c'è la reception, insomma uketsuke, che sarebbe dove insomma prendono gli appuntamenti, c'è lo staff che vi chiede insomma
per cosa siete lì, eccetera, eccetera. Poi qui ci sono delle varie altre stanze, insomma, sulla sinistra, dove si potevano fare dei colloqui, capire un po' come andava, e l'ultima stanza, quella sulla sinistra, invece è proprio la stanza del dottore. E dove c'è comunque l'entrata, sulla sinistra poi c'era la erebeta, quindi l'ascensore. Mentre sotto, subito sotto, nella stanza a fianco, c'è appunto la scala antincendio, appunto la stanza per accedere alla scala antincendio. Questa clinica aveva questa forma, se vogliamo, un po' a L. Non c'erano finestre, l'unica finestra che c'era era quella dietro al divano all'entrata, proprio al primo divano che vedete sulla destra. Come potete capire, cioè, da questa situazione si può intuire come la stanza comunque dove stava il dottore era quella proprio priva di finestre, quindi non c'era proprio via di fuga nel caso appunto fosse scoppiato un incendio. Quindi adesso spero che abbiate chiara più o meno la piantina di questa clinica. In ogni caso, quello che è successo quel giorno è che è entrato questo uomo sulla sessantina tenendo due buste in mano. Allora, appena era davanti a Luketsuke, ne ha fatta cadere una e da questa busta è uscito del liquido che si scoprirà poi essere della benzina. Ha appiccato l'incendio lì e un'altra busta l'ha lanciata verso l'ascensore, appiccando l'incendio anche lì. E come potete immaginare, tutte le persone sono andate nel panico e tutte hanno cercato di correre verso la stanza dove non c'erano le fiamme, quindi verso quella del appunto del dottore. Ci sono state delle persone che hanno cercato appunto di attraversare le fiamme quando ancora non erano divampate troppo, tuttavia queste persone sono state purtroppo fermate da questo uomo. Questo uomo ha infatti impedito a queste persone di attraversare. Il fumo tossico che è derivato da questo incendio ha fatto sì che purtroppo quasi tutti svenissero e non avessero neanche le forze per potersi salvare o comunque cercare una via di fuga o escogitare un qualche tipo di piano per potersi magari salvare. Come si sa, spesso negli incendi uccide più il fumo che il fuoco. E comunque questo è più o meno quello che è successo. Il 24 di dicembre, proprio alla vigilia di Natale dell'anno scorso, il numero dei morti sale da 20 a 24. 14 uomini e 10 donne. La polizia, in ogni caso, era riuscita ad identificare il colpevole, tale Tanimoto Morio, questo uomo di 61 anni. E sembra che fosse stato un ex paziente di questa clinica e che l'abbia frequentata alcuni anni prima. È stato trasportato in ospedale ma ha inalato talmente tanto monossido di carbonio da purtroppo subire gravi danni cerebrali. La polizia ha perquisito la sua casa e ha trovato una serie di note che questo uomo aveva lasciato. In uno vi era scritto incendio doloso, in un altro assassinio. Inoltre sono stati rinvenuti anche una serie di articoli di giornale su incendi dolosi. E sembra proprio che avesse preso spunto, forse per questo crimine, da quel caso che era successo alla Kyoto Animation. Se non vi ricordate quel caso, io ci avevo fatto un video e vi consiglio di andarvelo a vedere, ve le lascio nelle schede. Immaginatevi che nella sua casa sono stati ritrovati veramente tantissimi articoli su questo caso e sembra proprio, appunto, da quello che sostiene la polizia, che sia stato in qualche modo ispirato da quel caso. Sembra che questo suo piano criminale l'abbia concepito in 9 mesi. 3 settimane prima di dare fuoco alla clinica è andato proprio a comprare quella benzina dicendo che gli servivano perché aveva comprato una nuova moto. Professione, lui faceva il carrozziere e sembra che fosse anche molto abile nel suo lavoro ed era anche altamente stimato. Tuttavia, malgrado fosse estremamente bravo in questo suo lavoro, era una persona che mostrava spesso degli scatti di ira, di rabbia, e sembra proprio che non aveva relazioni buone praticamente con nessuno e inoltre non aveva proprio nessuno con cui confidarsi. Tanimoto Morio era il terzo di 4 fratelli e ha perso entrambi i genitori quando erano ancora relativamente giovani, quando se ne sono andati. Tra i suoi 20 e 30 anni infatti purtroppo questo uomo ha perso la madre e poi anche il padre. E per quanto riguarda le sue relazioni con gli altri 3 fratelli, lui sembra che le abbia completamente tagliate, mentre gli altri suoi 3 fratelli sono rimasti molto uniti. Anche quando gli veniva chiesto se avesse dei fratelli, lui rispondeva che li aveva, ma di loro non ne parlava mai, era come se per lui non esistessero. E sembra proprio che dalla morte del padre, molte persone hanno detto che sembra che avesse cambiato come carattere, non era più lo stesso uomo di prima. In passato si era anche sposato, ma 13 anni fa
si era divorziato e quindi forse si sentiva molto solo. Nel 2011 è stato arrestato per aver pugnalato il figlio maggiore. Quindi la polizia è intervenuta, è stato condannato e in pratica quello che lui dirà al tribunale è che voleva riallacciare i rapporti con la moglie, ma questa donna lo aveva rifiutato e quindi Tanimoto aveva deciso di suicidarsi. Però sembra come se avesse avuto paura di morire da solo e quindi quello che lui aveva pensato è che se avesse ucciso la moglie e il figlio maggiore e si fosse ucciso, a quel punto sì, avrebbe potuto morire, però assieme a loro. A me questa cosa spaventa veramente tantissimo. Questa immaginatevi che è la spiegazione che questo Tanimoto ha dato in tribunale. Come potete immaginare, era una persona che aveva dei chiari problemi, direi. La scelta di parlare di questo caso così recente è dovuta al fatto che non c'è mai stato un tribunale, non si è mai discusso di questi suoi crimini, dal momento che già le sostanze che aveva inalato durante l'incendio ormai gli avevano fatto perdere comunque molte funzioni cerebrali. Ma in più il 30 dicembre Tanimoto Morio muore in ospedale e quindi nessuna delle famiglie delle vittime avrà mai una risposta di perché questo uomo abbia deciso quel giorno di appiccare quell'incendio in quella clinica e perché ce l'avesse così tanto con questo dottore che tanto si impegnava nel suo lavoro. Rimane veramente il dolore di tutte queste persone e anche di tutti gli ex pazienti che veramente vedevano questo dottore come un punto di riferimento. Io ragazzi sono veramente curioso di sapere che cosa ne pensate di questo caso, io vi invito a lasciare dei commenti qui sotto e a dirmi la vostra opinione e spero davvero che ci potremmo vedere nel prossimo video. Io vi ringrazio sempre tantissimo per lasciare il mi piace sotto a questi video e spero che questi video vi possano sempre piacere e interessare. Io cerco sempre di migliorare, quindi se avete dei consigli o altro non ci sono problemi, io li accetto sempre, mi fanno sempre molto piacere e spero un po' alla volta di poter migliorare. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.